start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Serial Cleaners. Ringrazio 505 o 505 Games per la possibilità di portare questo titolo. Ed è un titolo molto particolare, esce il 22 di settembre e saremo ambientati negli anni 90 come dei pulitori di scene del crimine della mafia americana. Allora, è un gioco che va preso sotto due punti di vista diversi. Adesso io non voglio portarvi, diciamo, spoiler eccessivi, perché praticamente, vabbè, c'è una storia che ci porterà a conoscere i quattro protagonisti, ognuno con le proprie tecniche diverse di pulizia. E soprattutto perché poi ci saranno colpi di scena e cose varie. Vi voglio far vedere, fatto vedere adesso, sono partito qui alla fine del tutorial perché non c'è purtroppo possibilità di scegliere il livello dove partire, ma è una storia che va avanti, quindi vi farò vedere la prima missione. Io ne ho giocate un paio e le considerazioni da fare sono queste. Allora, qua davanti a voi avete l'appartamento, graficamente è molto carino. Le considerazioni sono due. Se lo analizziamo sotto forma di gioco puzzle, quindi di stealth e strategia, per completare il livello, il gioco è veramente buono, perché comunque andando avanti vi invoglia a diventare sempre più bravi, a non farvi vedere, perché ovviamente arriverà la polizia sulle scene del crimine, quindi dovremo pulirlo. Dal punto di vista del realismo invece, se lo consideriamo sotto questo aspetto, non ci siamo, nel senso che adesso qua vedete che noi abbiamo un aspirapolvere con cui possiamo pulire il sangue e ogni missione avremo un tot di sangue da dover pulire, minimo, e dovremo portare via tutte le prove in modo da lasciare la scena del crimine completamente pulita. Il problema arriva nel momento in cui lo consideriamo, come vi ho detto, dal punto di vista del realismo, perché vi accorgerete che i poliziotti non si accorgeranno assolutamente di nulla. Comunque, inizio pulendo, vedete che in alto abbiamo quella barra e sotto ci sono tre corpi e tre prove. Dobbiamo eliminarle. Alcune prove le possiamo eliminare istantaneamente, altre prove invece le dobbiamo portare via con noi. E l'obiettivo è quello, premendo il tasto Alt, adesso non... Ok, vedete? Ci sono indicate le luci, dove possiamo accendere e spegnere le luci, i rumori saranno utili, tipo le radio che vanno, per coprire il rumore dell'aspirapolvere. E vedete dove c'è scritto in blu chiave circolare, è la chiave che apre questa porta qui. E quindi questa è fondamentale. Altra cosa, dovremo avvolgere i cadaveri e portarli via. Quindi non sarà come un Hitman dove li butteremo nel cassonetto, ma qua c'è un luogo ben preciso dove metterli. Allora, in pratica io adesso sto pulendo qui e ora avvolgerò il cadavere nel sacco per cadaveri. Ci sono dei luoghi dove potete nascondervi perché poi i poliziotti faranno delle ronde. Io adesso ho pulito gran parte del sangue, ne manca ancora parecchio. Vabbè, ve lo faccio vedere perché intanto superando questo punto arrivano i poliziotti, quello già lo sapevo. Quindi vedete, adesso io velocemente vado, prendo la chiave, vedete, posso andare ad aprire la porta col tasto F, entro e mi ci chiudo dentro e magari la chiudo pure in modo che se per caso qualcuno va... Allora, qua ci sono delle prove che sono eliminabili subito, le abbiamo prese. Io adesso mi metto a passare l'aspirapolvere qua dentro e pulisco il sangue anche di questa stanza. Il poliziotto all'esterno ha sentito un rumore strano, è venuto a controllare, ma si accorge che la porta è chiusa e se ne va. Dal punto di vista del realismo, come vi dicevo, è abbastanza così così, nel senso che questo poliziotto qui è arrivato, non ha chiamato nessuno, ma semplicemente fa questa ronda che va qui, e poi va nell'altra stanza con l'altro cadavere. E quindi in questo momento noi abbiamo la possibilità, camminando magari furtivamente, di prendere e portare, iniziare a portare via questo cadavere. Magari me lo porto già qui. Adesso io apro questa porta e lo poso qui.
adesso mi rimetto qua all'interno. E quello che vi dicevo dal punto di vista puzzle invece non gli manca nulla, perché comunque dobbiamo organizzare il percorso giusto, come capita magari in altri giochi furtivi, che possono essere Commandos o quell'altro. Insomma, lui adesso ha notato qualcosa di strano, vediamo che cosa ha notato. Ha notato che qui non c'è più il cadavere, ma ovviamente non gli interessa. Ha notato anche che ho aperto la porta, sta andando a controllare. Cavoli, dovrei chiudere sta porta però nel caso in cui gli venisse in mente di entrare. Lui ha visto che c'è il cadavere lì, è dubbioso, ma non succede niente. Cioè, la forzatura è il fatto che sono già arrivati i poliziotti e quindi non ho il tempo io prima, sarebbe stato figo sotto questo punto di vista, e il fatto di poter magari avere del tempo e iniziare a sistemare, posizionare la roba in modo tattico, e così all'arrivo dei poliziotti, se mi ero organizzato bene, sarebbe stato comunque utile finire la missione senza troppe preoccupazioni. Invece se mi ero organizzato male mi sarei magari ritrovato in questa situazione che sono ora. Invece il gioco parte già così, quindi lo considero dal punto di vista di puzzle game carino, perché comunque adesso vedete, io adesso entrerò là, potrò entrare anche dall'ingresso secondario, però non voglio rischiare, perché se mi becca si riparte dall'inizio, a meno che io non vada qui in fondo dove vedete smaltimento, più in fondo c'è salva, vedete lì in basso. Quindi il gioco è giocabile col pad, io lo sto giocando con tastiera, infatti il mouse non esiste, non c'è nessun tipo di interazione con il mouse. Possiamo nasconderci e poi decidere da che parte uscire. Io adesso mi muovo furtivamente, vado, devo prendere assolutamente, devo aspettare che esca, quindi intanto avvolgo il cadavere. La cosa carina è il fatto che voi potete trascinare il cadavere e magari avete anche aspirato il sangue al limite, ma non è detto che merda arriva, non è detto che magari buttiate sangue ulteriormente in giro trasportando il cadavere. Quindi la barra, adesso vedete che sono al pelo sotto il limite in alto a sinistra, magari trascinando i corpi avrò la sfortuna di... lui adesso si è accorto che il sangue è stato pulito. E che il corpo è stato chiuso lì. Vabbè, io intanto metto questa, la nascondo qui, che dovrò portare fuori pure questa, e poi dovrò portare fuori il corpo. Io adesso voglio... E ovviamente per raggiungere il 100% dovremmo pulire anche le strisce di sangue. Allora, una cosa da sapere: sulla striscia di sangue si può scivolare, quindi correndo sulla striscia si scivola, e qualora si urtasse contro un poliziotto questo finirebbe a terra stordito per qualche secondo. Stessa cosa anche queste prove qui, potrei lanciarle addosso a lui, però si rimangono storditi, si stordiscono per soli qualche secondo, quindi non è risolutiva la cosa, non potete dire metto fuori gioco il poliziotto, quello no, non funziona così. Lo trasporto, vedete che intanto la musica è tutto fatto ad hoc, posso anche spegnere le luci. Adesso io potrei chiudere la porta, aspettate, poso il cadavere qui, apro la porta e me ne vo. Mi nascondo qui e ora tutto è di là. Tutto è dall'altra parte. Dovrei avvolgere anche l'ultimo cadavere, vediamo se lui nota qualcosa di strano. Io adesso sono pronto a nascondermi nel caso entrasse. Ah sì, ho lasciato la porta aperta. Vabbè, lui entrerà qui, non mi vede, non succede nulla. Perché lui ci vede per qualche secondo, un paio di secondi e non fa nulla, ma poi spara. Ok, lui adesso sta cercando di capire cosa è successo. Potrei magari attirarlo lì dentro e chiuderlo dentro in modo da essere un pochino più tranquillo. Sarebbe interessante, però l'occasione è stata persa, perché se lo chiudessi dentro comunque poi sarebbe un problema comunque, perché ok, io adesso posso
andare con queste prove qui all'esterno e quel poliziotto so già che non si muoverà da lì tutto il tempo. Posso, vedete, questa è la scivolata per stendere i poliziotti e andarmene. Però a questo punto loro poi si rialzano e mi sparano, quindi non ha molto senso. Comunque, qua è un altro nascondiglio. L'abbiamo un altro corpo da avvolgere, no? E vedete qua abbiamo lo smaltimento, quindi lascio, elimino il primo e ora le prove le abbiamo fatte. Con E salvo la partita e quindi mi posso tornare dentro tranquillamente. A questo punto io avvolgo questo, tanto so che il poliziotto là non si gira, lo avvolgo, dopodiché lo trascino. Trascinandolo, passando sul sangue, dovrei andare a spargere ulteriore sangue in giro. Comunque c'è il pericolo di... Però intanto inizio a eliminare un po' di roba. Lì c'è un altro corpo e di là un altro ancora. Io adesso il poliziotto è lì, potrei farcela. Ok, non mi ha visto il pelo. Mi è andata proprio bene. Ed elimino anche lui. A questo punto potrei... Adesso lui è dentro là. Vediamo se ce la faccio. Sì. Mi metto... Mi nascondo qui nel dubbio. Pronto a uscire. E appena lui passa e va nel terrazzo, io trascino fuori anche quell'altro. E a quel punto dovremmo essere praticamente a posto. Cioè, comunque l'idea era di base molto molto carina. Poi non so se andando avanti questo migliorerà, non è una recensione, io vi do le mie impressioni. Però se lo vediamo dal punto di vista del puzzle game, io mi sono divertito a cercare di risolvere questa situazione, cercare di fare magari il punteggio migliore. In questo caso io adesso potrei salvare. No, non ho salvato ma sono andato via. Va bene, sono andato via abbastanza bene. La storia poi continua, non è solo un susseguirsi di livelli, ma è un susseguirsi di storia, dove loro parlano... davanti a questo tavolo di tutti i loro successi, insomma, e possiamo andare a scegliere quale livello andare a parlare. Io ho fatto questo, che è Psycho, e praticamente lui ha perso il controllo durante una missione e ha ucciso tutti, e quindi lui ha la motosega, deve fare a pezzi tutti e poi buttare i vari arti del corpo in una di quelle cose che rompe la neve, in pratica spezza il ghiaccio e spargere in giro, solo che questi strumenti a un certo punto si rompono e quindi arriva l'altro, arriva lui, quello tutto sulla destra che abbiamo appena impersonato, che insieme anche ai poliziotti che lo cercano, e quindi dovremo cercare di liberare gli arti rimasti che non è riuscito ad eliminare e così via. E adesso posso scegliere anche Viper, ad esempio, e qua mi partirà un'altra missione. Vi salto proprio tutti i dialoghi perché mi è stato chiesto anche di non spoilerare troppo, perché comunque ci sono dei colpi di scena. C'ha un non so che anche di, non lo so, un po' di Pulp Fiction, perché mi ricorda tantissimo Mr. Wolf, infatti lo dice più volte, è citato, nel senso che risolvo problemi, puliremo la scena prima che se ne accorgano, cioè c'è un qualcosa del genere. E qua un'altra missione, questa io vi dico la verità non l'ho mai fatta, non la giocheremo adesso, però giusto per vedere il level design. Adesso io salto e qua c'è il salvataggio. Dobbiamo hackerare... ok. Sì, perché in alcuni casi possiamo anche andare a camminare, questa è una parte del realismo che non mi dispiace, è che possiamo praticamente... Ok, vedete, possiamo hackerarlo. Finché mi muovo come un civile normale non succede nulla, nel senso che non mi dicono nulla, mi lasciano andare. Prendo la chiave, faccio hacker e posso hackerare quello che voglio.
e quindi andare. Sì, diciamo che questo è un livello un po' a parte, nel senso che vabbè. Per quanto sia abbastanza semplice. È off per 15 secondi. Vedete, e così finisce la partita e si riparte, da qui. Mentre invece, tornando al menu principale, vediamo se riesco a farvi vedere al 6%, è arrivato dopo la prima missione, siamo nel 91 nel Minnesota in questo caso, eravamo in mezzo al ghiaccio e praticamente lui è il pazzo, psycho. Praticamente ha perso il controllo e ha eliminato. Quindi lui deve prima di tutto andare, prendere, e anche qui, vabbè, in questo caso più dell'altro livello è importante pianificare bene per, più che altro per non perdere tempo. Però lui deve andare a prendere, prima di tutto la chiave circolare, perché c'è sempre questa meccanica della la chiave che apre la porta. E deve prendere la motosega, che è la sua arma principale. Lui non ha l'aspirapolvere, c'era solo Mr. Wolf, lo chiamo Wolf ma non è Wolf, e praticamente è so carina la cosa che li deve eliminare, e quindi in questo caso potrebbe essere saggio spostare già in modo tattico i cadaveri in modo da, adesso vedete, io li poso qui e li taglio. Restano gli arti e questi arti li dobbiamo eliminare, quindi in questo modo vengono eliminati, sminuzzati. Dopodiché la macchina si rompe e quindi dobbiamo trovarne un'altra. Quindi qua abbiamo un altro corpo che dobbiamo portare da un'altra parte, e questo è importante perché ci facilita dopo, quando arriveranno ben tre poliziotti a cercarci. Vedete, sminuzzo uno, sminuzzo l'altro e si rompe. I corpi però sono tre, ma contemporaneamente arriva anche il nostro amico a salvarci, insieme anche alla polizia che ci cerca. Va bene, praticamente abbiamo un corpo e quattro prove da eliminare, ma contestualmente arrivano anche i poliziotti. Quindi in questo caso la prova la elimino, però vedete che la polizia arriva. Cioè, dal punto di vista del realismo non è il massimo, nel senso che sono poliziotti che vagano a caso, mi vedono, non mi vedono, io posso pulire così, cioè loro vagano a caso. E quindi è appunto da considerare un puzzle game. Tra l'altro io posso premere con lo spazio mirare e colpire, miro e vedete, però non lo abbatto, rimane giù per qualche secondo e io posso andare a nascondermi nell'armadio. Lui sa che sono entrato qui, però va via. Così. Mi ha visto. Entro nell'armadio. Però mi sgama. A sto giro. Beh. L'ho stordito con l'anta. E adesso mi hanno preso. Quindi in pratica si riparte da dove eravamo prima. Allora, niente, lo ripeto per l'ultima volta, puzzle game ok, parte di realismo, secondo me poteva essere fatto, diciamo, un pochino più realistico, sarebbe stato più interessante secondo me come cosa. Vediamo un po', abbiamo un fucile, vediamo se magari possiamo sparare, ma non credo, anche lanciandolo non credo farà granché, no? Lancio,
abbiamo ancora un corpo, vedete la mappa è questa, abbiamo delle prove e un altro corpo, mi ha visto. Posso scivolare sul questo e estenderlo. Vabbè. Va bene ragazzi, allora fatemi sapere cosa ne pensate. Ringrazio ancora per l'opportunità lo sviluppatore e il distributore del gioco per aver dato una copia di Serial Cleaners. Fatemi sapere, il gioco esce il 22 di settembre, non so ancora il prezzo. È carino, quello senza dubbio. Dipende da che cosa state cercando. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.